Guardati, sei lì a mettere i bastoni fra le ruote. Sono giorni da incubo per il povero Bobby Bastian. In giro c'era molta meno roba di quanto lui o la signorina Marcano si aspettavano. Il che significa buone notizie per te. Dico solo che non fa male. Come va al laboratorio? Bastian è là? Sì, è in pessimo stato. A quanto pare i Marcano non sono molto contenti di perdere incassi. Beh, vediamo che succede se perdono il loro laboratorio. Ah, Bear, puoi vendere tutto quello che ti pare, ma farai meglio a stare alla larga dal Lollo. Prego, tutti pompati e nessuno da picchiare. Oh. È Cristo santo! Ti faccio secco! Là! Là! Lo vedete? Ti piace?
Vado avanti io! Vagli dietro! Ho trovato uno, gente! Guarda chi c'è! Quello stronzo è mio. Ora le prendi! Non voltarti! Vai al telefono! Faccio... Fai quello che devi fare, ma non rimandarmi da Olivia. Affare fatto. Serve un po' d'aiuto a Frisco Fields. Hai qualche uomo da mandarmi? Le cose migliori della vita vengono in coppia, non è così, fratello? Ovviamente possono anche sparire in un batter d'occhio. Sarebbe molto triste. Remy Duval apparteneva a una delle più rispettate e ricche famiglie della Louisiana. Investiva in tutto, dai pozzi di petrolio agli immobili, e usò la sua condizione sociale per ottenere un programma radio. Utilizzava la radio per scagliarsi contro il collasso dell'alta società ed esaltare la superiorità del modo di vivere del Sud. La sua famiglia viveva qui da un paio di secoli, quindi la sua morte fu uno shock. Ma ancora più sconvolgente fu la scoperta del suo legame con l'Unione Sudista, un gruppo di ricchi razzisti che usavano la propria posizione sociale per mobilitare la gente contro i neri. Remy Duval fu crocifisso e bruciato vivo. Come giustifica un simile comportamento? Remy discendeva da una lunga dinastia di succhiacazzi del Sud ed era svelto a tirare fuori stronzate come l'aggressione del Nord e il Sud si solleverà di nuovo. Ecco un altro fatto su Remy. Nel 1965 partecipò all'omicidio di 4 promotori dei diritti civili, una dei quali fu decapitata. La sua testa non fu mai trovata, quindi affanculo Remy, se l'è cercata.